Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, qui con me c'è Simona. Ciao. E questo è Planet Base. Come al solito, 10 minuti io, 10 minuti 10 minuti lei, come no? E abbiamo a tempo come al solito. Intanto stiamo aspettando che la focaccia al formaggio sia pronta. Quindi siamo vincolati dalla focaccia al formaggio. E a livello di fame. Ma mi hanno notato che sul mio computer si vedono queste cose fighissime di effetti di luce, che sull'altro computer sì, non si vedono. Non si vedono. Non so come mai. Ma Simona mi ha fatto notare invece che cliccando sulla telecamera potete vedere all'interno delle cupole. Poi non so se si può girare. Si poteva si girare, può girare con le frecce. E per uscire anche con Wild Esk. E con Esk usciamo. Allora, vediamo cosa c'è da fare prima di passare la mano a la base a lei. Non mi ricordo come abbiamo lasciato l'altra volta. Puoi aiutare, Simo? Energia siamo messi no, bene. No, che non ti aiuto, perché sennò poi io cosa faccio? Aumentiamo la velocità intanto. Direi che energia siamo. Oh, bene. Salve. Sono arrivati dei coloni. Un colone. Un botanico, colone. Direi. Sì, perché ah, sì, c'è da costruire. Abbiamo finito pezzi del cane. C'è da costruire questo. Dobbiamo togliere le cupole che mi dà fastidio. Hint. Guard. Dobbiamo assumerne una. Vediamo le percentuali come sono. Non si vedevano da qua, vabbè. Andiamo. Non mi ricordo questo. Guarda, facciamo in modo che ne arrivi una. Ma l'avevo cambiato io così. No. Ma no. Perché mi devi cambiare le percentuali? Vuoi più biologi, ho capito. Ci vorrebbe anche una guardia però. Ma ci vorrebbero anche i lavoratori. Vabbè, tanto poi dopo me lo modifico io. Sì, poi lo metti a posto te. Ok. Ci manca uno di due di bioplastica. Però credo che lo stiano facendo, se lo stanno già. Mamma mia, mi ha spaventato. Oh, è arrivata una guardia, bene. Quindi già siamo a posto. Oggi siamo a posto, stiamo solo aspettando che finisca qua. Hanno fatto un po' di modifiche all'IA. Dovrebbe essere meno stupida adesso. Cioè, gli omini dovrebbero costruire i corridoi quando fanno l'edificio. Non in questo caso perché ci manca il pezzo. Ma vabbè, quando c'è il pezzo cercano di fare il più possibile prima di tornarsene a casina. Ecco qua, bravissimo. No, ma ho appena detto che è cambiata l'IA. Ma non è un costruttore. È un trasportatore, giusto. Ok, e qua cosa ci volevi mettere? Volevi fare le differenziate? Sì. Quindi mettiamo. Cosa ci serve? Plastica adesso, direi. Iniziamo con la plastica. Avevo un'idea molto, molto chiara di quello che dimmi. Devo fare. Eh sì, però fritto io cosa faccio? Non costruisco niente qui? Sei cattivo, fatti le tue cose, soltanto ancora 7 minuti. Oh, uffa, fuck. Allora, cosa ci dà? Un robot minatore, lo voglio assolutamente. No, ho esagerato, scusa, non volevo, ho esagerato. Ecco. C'è il mio lavoro. In vacca. Comunque non ci sta, abbiamo troppo. Tutto il mio lavoro in vacca per un robot minatore. Ma sono utili i robot minatori. Non ti serve a niente adesso. Vabbè, abbiamo scherzato. Togliamo ancora questi. Non puoi semplicemente chiudere la finestra. Guarda che non c'è più spazio. Mi porco me stesso. Togliamo questi. Ci siamo, non manca uno, ma non ci credo che manca uno. Ok. Dammi dei soldi almeno in cambio, ce li hai i soldi, sì. Tre soldi, che affarone, cacchio. Si è sprecato un sacco di risorse per un robot minuto. Adesso li rifacciamo, non ti preoccupare. Eh sì. Ma perché c'è il divieto?
L'ho chiuso io. E io ne ho attivo. Perché mi serviva la bioplastica. Beh, adesso un po' di bioplastica è quello che riusciamo a fare. Aspetta. Poi nel caso lo smantelli, se non ti serve più. L'altra cosa che vorrei fare è aumentare la produzione di medicine. Dov'è il laboratorio medico? Ne abbiamo spostato un altro da un'altra parte, no? I laboratori. Abbiamo tolto la produzione, la volevo aumentare da qualche parte. Dov'è? Qua? No? Il laboratorio medico. Ce l'hai sotto gli occhi, Simo. Questo? Ah, abbiamo fatto quello medio. Ah, abbiamo già la produzione, ottimo. Dovremmo forse aumentare la produzione di piante mediche. Stanno andando tutte in vacca queste piante. Mamma mia. Era per quello che stavo facendo arrivare i biologi. Stanno arrivando. Cosa che temi hai immediatamente zottato? Non è vero, non ho zottato niente. Sì. Abbiamo finito i pezzi di ricambio. Questi pezzi di ricambio finiscono subito, eh. Guarda quante cose necessitano manutenzione. Intanto mi preparo psicologicamente per quello che devo fare. Tocca già a te? Mancano 4 minuti, 3 minuti e mezzo. Boh, ho un'altra priorità anche lì. Praticamente tutti gli edifici hanno la priorità. E che ho capito che abbiamo finito i pezzi di ricambio. Muovetevi, cioè. Non stiamo più facendo energia. Stanotte sarà un casino. Dai, lavorate qua, maledetti. Sfaticati. Uno si è mosso. Semiconduttore, a questo lo stoppiamo. Gli altri gli ho dato la priorità. Almeno la donna su queste due cose qui. Te l'ho stoppato, non gli mettere i pezzi dentro. Ma guarda che scemo. Se non rallenti non riuscirei mai a piccarci. Vabbè, ho visto, è un laboratorio e un botanico. No, mi preoccupano queste cose qua che non stanno andando. E che non invece di comprare il robotino minatore potevi dovevo comprare i pezzi di ricambio. Adesso che tocca a te comprare i pezzi di ricambio. Eh sì. Simona deve sempre mettere le pezze. Veramente stavo facendo le cose giù e questo l'avevi iniziato te. Non è colpa mia. Comunque se c'è questo di energia. Riesco. C'è quello di energia, forse basta. Quanto manca che disattiva la miniera. Ale, ci siamo persi questo. Si è trasformato in nei materiali che lo costituivano. Ah, giusto, ho riparato un pannello solare di notte, è un'ottima idea. Vabbè, hanno aggiustato anche una pala eolica. E adesso che l'hanno aggiustato è finito il vento. Vediamo cos'è arrivato. Fai vedere chi è arrivato. Due guardie. Ma chi ti ha chiesto così tante guardie? Adesso le tolgo le guardie. Aspetta. Zero. Laboratori e biologi. Così. Ne ho quattro guardie. Sciala popolo. Vabbè, se ci attaccano almeno siamo difesi. Dai, ce la facciamo. Abbiamo un pochino di energia, ma ce la facciamo. Tocca a te, Simo. No, ancora un minutino. Cioè, ancora un minuto. Riusciamo a scavallare questa notte senza che succedano casini, magari. Magari. 5, 4, 3, 2, ma girate, pale maledette. Vabbè, sarà un blackout di un minuto. Eccolo qua. Non c'è vento, cioè, quando uno è sfigato. Il vento istruttore non hanno energia, l'abbiamo capito. Vai, che adesso si alza il sole. Tac, dai che ce la facciamo. Dai che aumenta anche il vento. Ce la facciamo, mamma mia quante carote che abbiamo. E ancora 10 secondi. 9, 8, 7, 6.
Ok, passo il controllo della base avendo scavallato al pelo la notte, più o meno. Riattiviamo le cose. Teniamo solo una miniera per adesso. Ok, si sta accumulando energia. E passo il controllo della base a Simona. Simo, a te il comando. Mi hai rubato 15 secondi! Ah, ok, scusate. Attacco le mie cuffiette perché le cuffie di Simone le odio. Bene, allora. Siccome abbiamo bisogno di bioplastica... Ricicli quelle disposte di là. Esatto. Aspetta, fammi finire la bioplastica che sto costruendo. Ci vuole tempo. Ok. Oh oh, mi sa che sta finendo l'acqua. Ho visto uno dei tuoi omini che aveva sete. Sì, sì, l'ho visto anche io. Sto guardando... Allora, qua... Intanto... Costruiamo questo. Che ci servirà per monitorare gli ingressi. Ok, nel caso ci siano ostili. Esatto. Poi, fammi controllare. Allora, di guardie ne abbiamo decisamente troppe per adesso, visto che i visitatori non arrivano. Abbiamo bisogno di worker e di biologi principalmente. Sì, anche ingegneri, i medici ce ne sono anche troppi. Allora, metti zio medici così per adesso. Volevo toglierlo di qua. Ok, quante rendi. Ok. Le piante mediche le ho già messe qui a 3. Qualcosa ci sono? Cipolle, funghi. Alla Madonna! Che spavento! È morto. Sono morti 6 coloni. Tutti biologi erano, porca vacca, anche un medico. Tutti biologi? Porco cane. Dobbiamo aggiustare in automatico, no? Sì, le aggiustano. Metti magari un'altra pianta medica, no? Facciamo un'altra cipollotta, va. Oh, 6 coloni, spaventa. Quanto cibo ce n'è in abbondanza. Beh, due almeno biologi. Due biologi, dai. Ne riconoscete dal colore della tuta. Allora, questa qua è una posizione tattica. Perché producono lo starch. C'è una verdura messa a mezz'aria, non so se la vedi. Sì, la vedo. Chissà come mai. Puoi anche mandare avanti più veloce, se vuoi. No. Dovresti mettergli forse un magazzino vicino, così lo deposita lo stesso nel magazzino, la mia plastica. Potrebbe essere un'idea. Tu hai costruito solo un magazzino? L'avevi costruito te, tra l'altro, mi sa, quello c'è. Ok, mettiamo a costruire un altro magazzino. Basta piccolo. Dove? Ecco. Basta piccolo. No, no, lo voglio grosso. Io lo voglio grosso. Non so neanche se ne hai 7 di plastica, non ne hai. Aspetta, io ho messo quello enorme tra l'altro. Sì, te l'ho detto. Cos'è arrivato? Non è una commerciale. Guarda 6 pezzi di ricambio. Non mi chiamo Simone io. Non scialacco i miei soldi. Quindi 67. Perfetto.
Dai, su, andate. Allora, quando c'è la tempesta di sabbia, io metto l'allarme giallo, così le persone rientrano. Cercano di rientrare alla base e lavorano un po' più a lungo. Come mentre stanno fuori con la tempesta non è il massimo. Vanno più lenti, insomma, è inefficiente. Poi quando finisce tolgo l'allarme. Mentre l'allarme rosso lo uso, vabbè, nel mio caso lo uso quando c'è nella parte più avanzata della base, quando arriveranno anche i turisti, perché capita che ci sono quelli là che vanno in giro armati, che entrano con il proposito di ferire i miei coloni. E questo non lo posso permettere. Sembra che i tuoi coloni facciano fatica ad arrivare dove ci sono le verdure. Forse bisognerebbe collegarle un po' meglio, non lo so. No, non ci sono abbastanza biologi per prendersi cura di tutte queste piante. Deve senza ogni priorità, magari all'edificio. Ok, finito. Togliamo l'allarme. Andate a consegnare le cose alla nave commerciale, non rompete le scatole. Su. Se ci pensi, 20 persone sono, fanno un sacco di cose. Un po' più di 20. Quanti sono i tuoi coloni? I nostri coloni, penso. 30. 30. Come vedete, sta console è presieduta da una guardia. Perché ne fa vedere due? Sotto? Sono due. No, qua dice che è attivata da una guardia e qua ti dice chi è che la sta. Ah, ok. Presidiando. Quale delle tante? Mm-hmm. Ok, mi stanno curando le piante. Fammi vedere quanti medici mi sono rimasti dopo l'impatto. Ma due, vai. Uno cura l'altro. Dai, un biologo e un worker. Sono rimasto nel risorse lì, sono andata via. No? Ah, ti ha lasciato i pezzi di un campo, giusto. Ma. Che cacchio di giro ha fatto? Che giro sta facendo? Per andare in miniera, ogni confine passare da lì. Madonna. Energia direi che sei piena, guarda se vuoi fare un altro accumulatore. Allora, sì, stavo premendo la stella, che non so cosa serve. A costruire delle stelle. L'acqua, il serbatoio dell'acqua è vuoto. Fai un'altra statua d'acqua. Allora, no, prima faccio il power collector. Acqua è solo quella. Ah no, ce ne sono altre due qua. Ma va, lo scanso di equino, un estrattore d'acqua lo faccio. È quello più grosso. Ops. Bene, abbiamo anche il magazzino. Peccato che non gli puoi dire accumula solo questo tipo di risorse, ma probabilmente metterà il cibo e la plastica. C'è un problema di ossigeno. Vediamo se si risolvono, se no devo costruire una. Prova a cliccare su uno di quelli che produce ossigeno, te lo dice se. Allora, cosa mi serve? Un po' plastica più che altro. Sì. E basta. Dagli delle verdure in cambio, che ne tantissimo.
No, va bene, ok. Ci metti, ho pazienza. Senti, conviene metterlo in conto anche quello dell'ossigeno, ma forse devo scappare dall'ossigeno per via dell'acqua che manca. Il serbatoio si sta riempiendo. Riempiendo, però una cosa di ossigeno la costruirei comunque. Fai quella più che ossa. Dai su, prima che mi scada il tempo. Uffa, ecco, come lo sapevo, mi è scaduto il tempo. Sono scaduti i miei 10 minuti. Cosa ho fatto in questi 10 minuti? Un cacchio. Ho risolto una crisi, come ho lanciato un po' di risorse, non è andata male. Allora, il collettore qui l'hanno costruito. Stanno lavorando per mettere le altre due risorse qua. Stanno riparando le pale eoliche. Qua abbiamo messo a costruire un generatore di ossigeno. E l'estrattore d'acqua. Abbiamo incrementato la produzione di bioplastica. Direi che se volete vedere come va avanti, seguiteci nella prossima puntata. Costruisco anche due di questi. Tanto non ci cambia niente. La carne ne risentirà un po', ma va bene. Quello che ci importa adesso è alzare un pochino la produzione di bioplastica, quindi di starci, che come vedi è molto basso. Quindi, con l'arrivo di questi nuovi coloni, questo nuovo colone è tutto. Alla prossima. Ciao.